occuparsi di ADHD è un dovere per i genitori, per gli insegnanti, per i medici e per gli psicologi. Porre al centro dell'attenzione sociale la salute mentale in età evolutiva è fondamentale per dare l'opportunità ai nostri bambini, ai bambini ADHD, di essere felici e sani. Devo all'AIFA, l'Associazione per le Famiglie dei Bambini ADHD, le mie competenze e l'opportunità di svolgere un evento molto importante che si terrà qui a Reggio Calabria presso il Consiglio regionale il 7 e l'8 aprile e che vedrà impegnati professionisti locali, regionali, nazionali e anche internazionali. L'ADHD è un disturbo di origine neurobiologica ad esordio in età evolutiva, quindi bambini. Però non tutti sanno che può permanere in modo compromissivo anche in età adulta. Giornata importante, molto ricca di spunti, a favore dei bambini e dei bambini che hanno un disagio nella loro fase di crescita, un disagio che è un comportamento diverso da quello degli altri bimbi, un comportamento disfunzionale, poco adattato a quelle che sono le richieste dell'ambiente. Oggi qui insegnanti, genitori, professionisti, terapisti, psicologi si sono riuniti per discutere come aiutarli nel miglior modo possibile. In età prescolare cosa succede? Succede che quella libertà di espressione che c'è nei primi anni di vita deve essere equilibrata dall'imposizione di alcuni limiti e quindi deve essere esercitata questa funzione di controllo. Se noi facciamo una risonanza in un bambino con ADHD, nella maggior parte dei casi non troveremo niente, troveremo un 4 nella norma neuroradiologico. Perché? Perché quello che succede è un'anomalia della migrazione neuronale che con una risonanza non funzionale non può essere messo in evidenza. È un convegno che a mio parere sta abbracciando tutta, non solo l'età evolutiva, ma l'ADHD nella sua totalità, perché parte dall'età prescolare all'età adulta, il che significa che dà una panoramica dell'evoluzione del disturbo abbastanza completa. È la prima volta che un convegno, finendo in tempo congruo, quindi quello che aveva stabilito, ha avuto un'ora e un quarto di interventi, di domande da parte dei partecipanti. In questo caso noi abbiamo un'associazione di familiari che parla e dice quello che esiste. Allora, per me questa è la differenza. Che vuol dire comprendere bene un disturbo? Cioè che cosa significa? Significa capire come un disturbo si esprime ed evolve nel corso del tempo. Tutte queste reazioni emotive intense ci portano a non riuscire ad organizzare una risposta efficace, razionale, saggia e a reagire all'impulsività di questi bambini. Le terre di mare con Federico è il titolo del progetto che i giovani di Pensando Meridiano, insieme a me, insieme alla famiglia De Caro, da cui siamo stati accolti, hanno pensato il giorno che hanno visitato questo fantastico posto. Questo è un progetto che è un desiderio collettivo che vuole essere condiviso con tutti coloro che lo vogliono condividere. Grazie. Federico è affetto da disturbo mentale con manifestazioni tipo autistiche.
Magari ve lo mostro, no? A lui piace tanto cantare, piace tanto stare all'aria aperta, no? Tutte quelle tecniche, no? Di catturare lo sguardo, no? Io sono laureata in economia, anche se fare il budget di questo progetto, no? Mi è difficile, perché c'è molta emozione nel parlare dei problemi delle famiglie, no? Che io ho vissuto da quando ero piccola. Sono il dottor Francesco Auremma, sono uno psichiatra responsabile di un servizio per le tossicodipendenze di Napoli. Mi ha fatto molto piacere partecipare a questo evento perché ritengo che dei momenti del genere siano importanti, soprattutto in Italia, dove c'è, per quanto riguarda la ADHD, un vuoto legislativo enorme che non permette una diagnosi precoce sia nell'infanzia sia nella fase, diciamo, adulta della malattia. Il metodo FOISN individuale di gruppo, che è una tecnica che noi utilizziamo a studio, il metodo con il quale trattiamo bimbi con diversi disturbi, in particolare è un metodo che riteniamo fortemente utile per i bambini ADHD. Gli esercizi sono motivanti e difficili, e questo fatto che siano difficili rende molto più facile che il bambino si senta gratificato nell'aver compiuto qualcosa, nell'averla fatta bene. Questi due giorni di viaggio all'interno dell'ADHD, dall'età prescolare all'età adulta, sono state intense, faticose, ma bellissime, molto partecipate, relazioni di altissima qualità, e questo per noi associazione ha significato molto. Abbiamo aggiunto un tassello importante alla divulgazione sull'ADHD, e ogni volta che questo succede è un passo avanti nella qualità, nel miglioramento della qualità della vita dei nostri figli. Quindi ringrazio tutti gli intervenuti e ringrazio le associazioni che hanno reso possibile ciò. Equilibri Pedagogici, Ecopoiesis e Pensando Meridiano, che ci ha aiutato nella divulgazione in un modo molto professionale e molto accurato. Grazie a tutti e speriamo di vederci in nuovi eventi.